Questo programma è presentato da Arena, Sambao Brazilian Sushi, Pavi System. Buonasera da Pierpaolo Flamini, 28esima puntata di Cuore di Calcio, l'appuntamento serale ogni domenica alle ore 20 in diretta su Vera TV, tutto sul girone F della Serie D, una giornata fondamentale nel campionato, soprattutto in quello della Samp, sconfitta all'Aquila, dice addio praticamente ai sogni di primato, nonostante il prossimo scontro diretto in casa contro il Campobasso, oggi vincente, Campobasso che vola più 8, l'Aquila a più 4 rispetto alla Samp, dunque nonostante manchino 4 giornate, 12 punti in palio, anche se la matematica in qualche modo potrebbe garantire alla Samp un'ipotetica rimonta, nei fatti nel calcio tutto è possibile, una rimonta del genere su due squadre non si sono mai viste, quindi campionato della Samp concluso, almeno per quello che riguarda l'ipotetica vittoria del campionato. Ne parleremo questa sera con un ospite di riguardo, perché è ex rossoblu ma anche ex rossoblu dalla parte dell'Aquila, oggi era allo stadio Gran Sasso Italo Concia dell'Aquila, Massimo De Amicis, buonasera, buonasera. Bentornato buonasera qui con noi, ricordo che è possibile inviare i vostri messaggi al 392-944-1132, dunque una Samp fuori dai giochi, e questo poi lo andremo ad analizzare oltre con le immagini anche con le interviste dopo partita ai due allenatori, all'ex Angiulli, a Pezzola, e anche Vittorio Massi che ha parlato punzecchiando l'allenatore Lauro ma anche gli arbitri. Mostreremo le immagini, alcune abbastanza clamorose, delle decisioni arbitrali quest'oggi al Gran Sasso d'Italia, ma la Samp comunque non ha giocato una buona partita al di là di questi episodi. L'Aquila magari il risultato poteva essere anche un pareggio, ma l'Aquila comunque non ha rubato assolutamente nulla, dimostrando di essere in questo momento più in palla rispetto alla Samp. Mostreremo poi anche un'intervista realizzata a Franco Fedeli, ex presidente della Samp, attualmente sponsor dell'Aquila, era in tribuna, tra l'altro beccato dai suoi ex tifosi, un Fedeli su quale le parole in merito alla cessione su Serafino, abbiamo chiesto delle delucidazioni che sono state sempre le stesse, ma sentirete poi l'intervista. Andiamo a vedere subito i risultati di questa giornata, la 30esima giornata, mancano 4 alla fine, Atletico Ascoli, Vasto Giallo 3-1, un passo che possiamo dire decisivo o quasi verso la salvezza, Campobasso batte Riccione 3-1, Chieti a Valanga sul Termoli 3-0, Matese, Notaresco 2-1, risultato importante per quanto riguarda i bassifondi, L'Aquila, Samp 1-0, Monterotondo, Sora 2-1, Roma City, Avezzano 3-0, Tivoli, Fano 2-2, così il Fano di mister Mosconi resta agganciato all'ipotesi salvezza, Vigo, Senigallia, Forza Imponese 1-1 nel derby pesarese Urbinate. Andiamo adesso, intanto vediamo le immagini, alcune immagini precedenti alla partita, perché all'Aquila sono stati ricordati, è stato ricordato il terremoto del 6 aprile 2009, quindi una coreografia dei tifosi di casa e anche dei tifosi qui della Samp che hanno omaggiato le 309 vittime, lo stesso hanno fatto i tifosi dell'Aquila con un bandierone apposito per questa ricorrenza, c'è stato anche uno scambio di doni, poi lo vedremo, il presidente Massi ha donato delle rose bianche in ricordo, questa è la scenografia dei tifosi di casa, delle rose bianche in ricordo delle vittime di questa tragedia, tra le due tifoserie ovviamente c'è stato un comportamento veramente da applaudire, veramente encomiabile. Adesso andiamo subito a vedere il servizio di Enrico Tassotti e poi andremo a vedere anche i vari episodi che si sono succeduti.
La Samb perde la sfida contro l'Aquila e sfila a meno 8 dalla vetta e dall'addio ai sogni di gloria. Un autogol di Sbardella a inizio ripresa decide il big match della 30ª giornata al Gran Sasso d'Italia, dove si affrontavano la seconda e la terza in classifica. La Samb si schiera con il solito 4-3-3 con in attacco torna dal primo minuto rispetto alla gara col Chieti Fabbrini, mentre confermati Senigallese e Martinello. A centrocampo si rivede Touré, mentre sull'out sinistro difensivo Pietropalo viene preferito a Pagliari. Torna almeno in panchina Battista dopo l'infortunio. Nell'Aquila in campo il grande ex Angiulli, mentre in panchina si siede Alessandro e Del Moro in tribuna. Mister Cappellacci si affida a Marcheggiani al centro dell'attacco, coadiuvato da Panegas e Origlio. Prima dell'inizio del match, il presidente della Samb, Vittorio Massi, omaggia la città con un mazzo di rose bianche in ricordo delle vittime del terremoto del 2009. Striscioni a ricordo anche nella curva aquilana e in quella dei tifosi rivieraschi. A fare da padrona è il grande caldo. Prima emozione la regala la Samb con una punizione dal limite calciata da Arrigoni che non crea problemi a Michelin, mentre su capovolgimento di fronte Banegas coglie il palo lungo. 4 minuti dopo si vede Marcheggiani, il suo colpo di testa però è alto. Al 13esimo è Banegas a provarci, ma la mira non è perfetta. 1 minuto dopo, vibranti proteste della Samb per un tocco di mano in area di un difensore, l'arbitro però concede solo il calcio d'angolo. Dopo la fiammata iniziale la partita si appiattisce, anche complice il grande caldo, e non si segnalano azioni di rilievo. Nella ripresa inizia con un errore di Angiulli che lascia palla a Martinello, il quale prova in pallonetto dalla lunga distanza ma sbaglia la mira. 2 minuti dopo è lo stesso Angiulli a proporsi in avanti, ma la conclusione dal limite esce di poco. Al 9° Lauro si gioca la carta Tomassoni per bontà, per una Samb a trazione anteriore, ma 7 minuti dopo l'equilibrio si rompe. Discesa il Giulio Dori lungo l'out di destra, cross in mezzo e Sbardella, al tentativo di anticipare Marcheggiani ben appostato, la infila alle spalle di Ascioti che, sorpreso, non può far nulla seppur la palla si infili sul suo palo. Lauro farà entrare anche Battista per un esausto Martinello, ma il gioco diventa spezzettato con la Samb incapace di creare il gioco ed è l'Aquila che in contropiede ha qualche occasione per chiuderla, 2 volte con Banegas, sul quale Ascioti è attento, e con Angiulli che non inquadra la porta. Vengono concessi ben 6 minuti di recupero e nel corso del quarto Costa Ferreira mira il primo palo, ma sbaglia di poco. Si chiude tra i festeggiamenti degli abruzzesi che mantengono vivo il sogno Serie C, mentre in casa Samb i giocatori vanno a salutare tifosi a testa bassa per la grossa delusione patita. Massimo De Amicis, che partita è stata? Un tuo commento, abbiamo visto anche le immagini, tu hai visto tutta la partita? Sì. La partita è iniziata con buoni ritmi. Secondo me Cappellacci l'ha preparata molto bene perché faceva muovere tanto i giocatori della Samb, un 3-4-3 molto mobile, e giocavano palla a terra, cercavano di isolare soprattutto Banegas sulla fascia destra che rientrava, giocavano molto stretto e quindi riuscivano a giocare palla a terra. La Samb ha iniziato benino, poi ha cominciato con, secondo me, abusando troppo di questo lancio lungo e non riusciva a accorciare sul centrocampo dell'Aquila. Non è stata una partita bellissima, con parecchi errori tecnici anche dovuto al caldo e comunque alla pressione che c'era per la partita. E niente, poteva sbloccarla la Samb su una punizione di Arrigoni e all'inizio del secondo tempo con Martinello, ma sinceramente l'Aquila non ha rubato niente, anche perché ha avuto diverse occasioni, ha colpito due pali, per cui penso che il risultato sia giusto. L'Aquila praticamente molto chiusa a centrocampo, non ha fatto giocare Arrigoni e ripartiva velocemente sugli sì, esterni. Loro avevano messo i due trequartisti molto stretti quando la palla ce l'aveva l'Aquila, la Samb, e sempre uno dei due sempre appresso Arrigoni, che è quello che diciamo gioca più pulito, è quello che dà geometria alla Samb. Mentre loro si scambiavano, sia Angiulli che Del Pinto, si scambiavano la posizione e riuscivano a giocare un po' di più la palla. Secondo me la Samb doveva essere leggermente più aggressiva, soprattutto all'inizio, non doveva dare punti di riferimento, invece era abbastanza statica come posizione in campo, quindi era più facile all'Aquila andare a pressare. Infatti abbiamo visto un giocatore come Fabbrini, pochissime volte servito per andare sull'uno contro uno, Fabbrini, spesso la palla giocata così sì, velocemente Fabbrini secondo me ha dimostrato che
quando veniva servito ha dimostrato che ha le qualità per fare la differenza. Però secondo me erano troppo distanti le linee e troppo distanti con gli altri attaccanti. E qualche volta è venuto Pietro Paolo in sovrapposizione, ma difficilmente riuscivano a servirlo. Per cui Fabbrini, quando riceveva palla, spesso era isolato con due o tre persone, e quindi ha fatto quello che poteva fare, è riuscito ad andare via un paio di volte. Una di queste, secondo me, è da rivedere l'immagine, perché secondo me il giocatore dell'Aquila prende la palla con la mano. Le rivediamo subito, era attorno al decimo del primo tempo, nel primo quarto d'ora praticamente. Le immagini sono abbastanza nette, non so se possiamo rivedere l'episodio, diciamo, da Moviola, del rigore reclamato dalla Samb. L'arbitro era veramente lì a tre metri, osservava bene la palla, lo rivedevo, il braccio non era stretto sul corpo come magari si è ipotizzato. Poi ecco qui, se riusciamo a rivedere al rallentatore, qui c'è Fabbrini e crossa, braccio alto, palla sul braccio. Non è neanche il braccio che è appoggiato a terra, è l'altro, quindi è abbastanza. Anche con i colleghi. Anche perché l'arbitro. La palla andava al centro dell'area. Sì, anche perché l'arbitro è a tre metri, non so che come ha fatto a non vedere una cosa del genere. Peggio degli episodi di Roma City, di cui si era tanto parlato. Insomma, un braccio alzato che respinge un traversone con l'arbitro a tre metri. La cosa è abbastanza incredibile. Con i colleghi dell'Aquila in tribuna stampa si pensava che l'arbitro avesse valutato involontario, o comunque io ritenevo magari che il braccio fosse molto più vicino al corpo, ma l'arbitro, io ero a 50 metri, l'arbitro era a 3 metri, come non possa vedere una cosa del genere, è abbastanza incredibile. La Samb, dopo la famosa partita di Chieti, per la quale si è aperta una inchiesta della Procura federale, finita alla fine in un nulla di fatto, ha avuto a favore soltanto un calcio di rigore realizzato da Battista al 49esimo, il secondo tempo, contro il Vasto Girardi, con la partita che era già sul 2-0. Ci sono stati tantissimi episodi contestati, ma non ha avuto più calci di rigore dopo quella partita, che in qualche modo aveva aperto alle recriminazioni. Ci sono stati poi due episodi nel secondo tempo, poi sentiremo anche Massi su questo, su Tomassini e su Senigalliesi. Tomassini il 16esimo del secondo tempo. Da lì è partita l'azione. Esatto, praticamente, ecco, qui vediamo Senigalliesi. Quella di Senigalliesi Cadenao, sembra abbastanza... È l'episodio più, come dire, meno... Lui entra molto bene in area, forse c'è un piccolo tocco, cioè è l'episodio più leggero sicuramente dei tre. Voglio dire, comunque, tanto l'arbitro non avrebbe fischiato, non ha fischiato quello su Fabbrini. Questo è quello di Tomassini. Questo è Tomassini, 16esimo. Qui non si vede, io dalla tribuna si vedeva che gli ha posato il braccio. È un peccato, perché si poteva. Era una bella, bella occasione. Si era involato verso la porta, poteva essere una grossa occasione per la Samb, invece da lì è partito il contropiede. Esatto, da qui parte il contropiede e arriva il gol. È un po', se andiamo a vedere un po' quello che è accaduto contro il Notaresco, traversa, contropiede, gol del Notaresco, e qui episodio comunque contestato, quello più netto, anche perché le immagini non lasciano alcun dubbio, è quello dell'inizio del primo tempo, ma evidentemente l'arbitro non aveva intenzione di fischiare assolutamente nulla. Su questi tre episodi si è espresso poi Massi successivamente, ma io direi andiamo intanto a sentire la prima parte dell'intervento di Vittorio Massi in sala stampa. Beh, è stato un onore oggi, scusate ma sono un po' abbattuto. È stato un onore essere partecipe a questa ricorrenza. E tutta la città di San Benedetto è stata sempre vicina a tutto il mondo aquilano dopo il terremoto. Li abbiamo accolti a San Benedetto. E la curva ha fatto delle raccolte viveri per l'Aquila. È stato bello esserci oggi, è stata una grande emozione. È stata una grande emozione, sono stato accolto benissimo, siamo stati tutti accolti benissimo, vi fa onore, è un segno di grande professionalità e di grande educazione, e mi ha commosso soprattutto il lungo applauso di tutto lo stadio, le due curve unite con i vari striscioni,
mi ha riempito veramente il cuore. Oggi esco con una bastonata dalla mia squadra, ma con un grande animo ho imparato tante cose, e nella vita è difficile che a questa età si continui a imparare, ma è vero, invece non si finisce mai di imparare. No, come ho visto tutto il campionato, io ripeto e lo ripeto pure a voi che il disegnatore Pizzi a Roma mi disse: mi sogno ancora il rigore di Campobasso, disegnatore degli arbitri. Si dovrebbe risognare tutto il campionato della San Mettese. Cioè, gli arbitri non possiamo dire che ci sta durante il campionato che ti danno un rigore che non c'è, si può stare. Ma oggi ce ne stavano tre episodi gravi che alla fine ti sei rassegnato. Sugli arbitri non puoi più parlare, perché tutto il campionato è stato su questa falsariga dei disegnatori che alla fine... Ma neanche, ma oggi va bene, giocavamo fuori casa, ma noi l'abbiamo avuto anche in casa gli arbitri contro, quindi con la San Mettese o vogliono diventare protagonisti contro la San Mettese, o la San Mettese ha fatto qualcosa a qualcuno, perché se noi andiamo a vedere tutte le partite della San Mettese di quest'anno, è stata massacrata. Abbiamo un elenco enorme, però... Oggi non mi piace attaccarmi sul rigore o cosa. Oggi l'Aquila ha fatto la partita perfetta, come noi facemmo la partita perfetta contro l'Aquila all'andata, facemmo la partita perfetta. E invece loro oggi l'hanno fatta loro, e giocare come abbiamo giocato non mi sta bene, perché venivamo dalla partita del Chieti, una squadra ritrovata, una squadra che ci ha fatto vedere, era la stessa squadra che avevamo visto all'inizio campionato, che giocava perfettamente, e domenica non abbiamo vinto per pura sfortuna. Io oggi mi aspettavo la stessa squadra, che alla fine tu trovi, hai ritrovato una base di squadra e porti avanti quella. Non dico perché avevamo vinto, perché non avevamo vinto, però ha fatto vedere un grande gioco, e tu oggi... Mi dispiace, ma mi aspettavo la stessa formazione, con meno ritocchi un giocatore. Allora, il presidente Massi, a mio avviso corretto sulla questione arbitraggio, per quello che si è visto durante il campionato, insomma l'episodio su Tomassini e Segnalesi si può discutere, ci può stare, non ci può stare. L'episodio del rigore su Fabbrini è assolutamente inspiegabile, ma ne abbiamo parlato. Però lui dice non gli è piaciuta questa squadra, ha fatto discutere già all'inizio gli cambiamenti di Lauro. Che ne pensi? Allora, l'allenatore è quello che, diciamo, ha il polso della situazione, è quello che lavora durante la settimana, per cui lui sa quale formazione migliore da mettere in campo. La mia domanda è una, invece. Io ero a vedere anche la partita d'andata della Samb. Rispetto alla partita d'andata, a questa di ritorno all'Aquila, c'erano in una squadra che viaggiava a 1000, che era prima in classifica con 5, 6, 7 punti di vantaggio. Sì, sul Campobasso 5, sull'Aquila forse ne erano 8. Forse stavano, non ricordo bene. Rispetto a oggi erano 8 giocatori differenti. Una squadra che sta prima in classifica è una squadra che viaggiava a 1000, cioè, ti puoi aspettare un infortunio, ecco, due, tre campi, ma 8 giocatori diversi rispetto a una squadra che andava a 1000, e una squadra che invece non va, in questo momento non va come dovrebbe due andare. Due punti in quattro partite. Come mai? Io questa è la domanda. Dopo, se è una questione fisica, se è una questione... tecnica, tattica, ma se visto che l'allenatore è quello che deve gestire lo spogliatoio, giustamente lui sa qual è la squadra migliore da mettere in campo. Però la mia domanda è: come mai una squadra che viaggia a 1000 e quella che adesso invece viaggia un pochettino leggermente più, va molto più piano, come mai cambia tutti questi giocatori? La mia è una domanda, una curiosità più che altro, perché ho visto giocare tante volte la Samb, e la squadra
aveva delle caratteristiche con gli esterni, le due punte, i due centrocampisti. Era quello, non è che facesse un gioco, però nel suo la squadra era anche divertente da vedere. Dopo la vittoria con l'Avezzano sono arrivate tutte anche delle vittorie, ma sempre sofferte. No, si è perso quel filo. Guarda, ho maturato una piccola convinzione che è mia, tutta mia. Più che la sconfitta col Campobasso, lo stato d'animo della squadra, dell'ambiente, tutto quanto è cambiato dopo il 2-2 con l'Atletico Ascoli. Lì, secondo me, si è creato, perché una squadra che vinceva 2-0, si sono cominciate a muovere le prime critiche sull'allenatore, che fino a quel momento, sì, essendo prima in classifica, nessuno gli aveva detto niente. Qualche giocatore è stato cominciato. E quindi è scesa, secondo me, l'autostima nei giocatori, è scesa un po' di fiducia nei giocatori, e quella che era anche l'approccio del tifoso nei confronti della squadra. Secondo me lì è cominciato un attimino a crearsi delle piccole crepe, anche, non so, ma può succedere, però una squadra che viaggia in quel modo ci può stare che 2-3 partite possono andare male, però tu poi il cammino lo riprendi, perché comunque non puoi fare un campionato del genere e poi totalmente un altro da quel momento in poi. No, ma ad esempio su Fabbrini, io anche nei giorni scorsi comunque ho detto anche qui in trasmissione che Fabbrini, quando è arrivato non per essere un titolare trascinatore, che la squadra aveva già il suo assetto, è arrivato per essere il giocatore che magari nell'ultima mezz'ora, quando c'era bisogno, saltava l'uomo e creava superiorità. Sì, essendo partito Alessandro, che era quello che magari ti poteva dare quell'imprevedibilità nei momenti in cui le partite non venivano sbloccate, Fabbrini poteva essere, esatto, uno di quelli che ti entrava a partita in corso, una partita che non si sblocca. Infatti, uno contro che il piede è entrato, ha messo una decina di palloni dentro. Che è uno che ha delle quali mi ricordo, al suo esordio fece un, sì, cross per il gol, mi ricordo. Subentrato a Tivoli. Dimostrò subito di avere delle qualità, evidentemente poi il mister ha visto che magari poteva giocare. Non anche può fare però anche la fase difensiva, questo. Quello poi che se noi vediamo il contropiede, il gol del Chieti, c'è Fabbrini che rincorre. Questo, è un po' tutto, ecco, difficile. Non sono nelle caratteristiche né di Fabbrini né di Sinigagliesi quelli di tornare, esatto, mentre erano quelle di Cardoni e Battisti nell'andata, quelle di rientrare fino all'area, ma in un 4-4-2. Tu in un 4-3-3 non puoi costringere i due esterni a fare tutto il lavoro, cioè devi fare un altro tipo di gioco. Come contro il Chieti, però insomma anche il fatto di Barberini che è scomparso. Noi abbiamo fatto tantissime ipotesi in settimana, magari Tommasini titolare, Martiello pronto a subentrare, Pietro Paolo, poteva forse a centrocampo, ce lo aspettavamo, forse io personalmente me lo aspettavo come alternativa a Cardoni eventuale in attacco, però se Lauro avesse confermato la stessa formazione nessuno ripeto dire nulla, perché comunque ripeto, lui conosce meglio, certo, ecco, però è anche vero meglio. Che Barberini dopo un girone intero non ha giocato, però nel è tornato. Momento in cui poi dopo la partita però dice un'altra cosa, non è peccato cambiare qualcosa durante, certo, la partita. Mi sono rimasto con 4-3 nel finale poi è anche vero che ormai forse Martini ha provato la carta delle due punte, sì, infatti sì, dice provato, Tomassini, però poi abbiamo preso il gol, poi Martiniello è uscito di forse, sì, no, ma a un certo punto la Sambo, anche l'Aquila, secondo me, se non sbloccava il risultato a un certo punto qualcosa dovevano, sì, fare, perché comunque il pareggio non sarebbe servito a nulla, quindi io mi aspettavo qualcosa, poi è arrivato il gol dell'Aquila ha continuato in quel modo e la Samba ha messo altri giocatori. Ma allora, sono arrivati diversi messaggi, qualcuno tra l'altro ci conferma subito le nostre supposizioni, però adesso facciamo una piccola pausa, poi torniamo con Massi, sentiamo le altre interviste e continuiamo. Poi ci collegheremo più tardi anche con Campobasso. Allora, tantissimi messaggi, fra poco cercherò di leggerli, dobbiamo sentire le interviste,
tanti messaggi mettono sotto accusa, ma, diciamo, è successo ultimamente, il direttore sportivo De Angelis e, diciamo, il collaboratore, l'uomo stretto di consigliere di Massi, Massimiliano Fanesi. Secondo te c'è il rischio che, come dire, Lauro, poi lo staff tecnico... Allora, in questo, io capisco, perché capisco i tifosi che giustamente hanno vissuto un momento in cui sembrava che la squadra potesse decollare e andare in Serie C. Adesso la delusione è tanta e si cerca sempre il colpevole. In questo momento un attimino si dovrebbero chiudere un attimino e parlare, deve parlare la società, deve ordinare le idee, deve vedere bene come lavorare. Adesso puntare il dito su qualcuno, secondo me, è la cosa più sbagliata che si possa fare, anche verso l'allenatore o verso il... bisognerà... Massi però sull'allenatore l'ha puntata. Secondo me dovrebbe essere un po' più tranquillo in queste situazioni, perché secondo me facendo così aumenta ancora di più diciamo il dissapore dei tifosi, perché dovrebbe cercare un attimino di calmare. Sappiamo tutti che la delusione è grande, è per tutti, perché oggi sinceramente una tifoseria del genere mette paura, perché a metà partita sembrava giocasse in casa la Samba. In tribuna posso assicurare che io non so il numero, ma cioè quando eravamo all'uscita sì. Eravamo chiusi per aspettare e praticamente ero circondato da tifosi della Samba. Ma no, ma c'erano 100, non so. Ma, non ma so, quello, non che so hanno fatto, quello che hanno fatto i ragazzi della curva è encomiabile, perché hanno sostenuto anche dopo l'1-0. Sì. Ma quello che è stato durante il primo tempo è stato, io un attimo ci stavo guardando mio figlio e abbiamo detto ma sembra che giochi quasi per il calore che mettono, la cosa che mettono. Quindi in questo momento tutto quello che mettono, la delusione è enorme, è giusto, perché però bisogna anche bisogna riflettere, ecco, e programmare, non è che non bisogna buttare tutto all'aria, esatto. Cercare di ricominciare a rimettere in piedi piano piano i coach e cercare di fare qualcosa per preparare meglio il futuro. Queste parole da uomo saggio. Andiamo a sentire intanto Massi, poi sentiremo gli altri protagonisti. Oggi Banegas e Giulio Dori sulla fascia erano soli. Io l'ho visti, erano soli, cioè alla fine io faccio il presidente, non faccio l'allenatore, però se vai a vedere le partite, le visioni, le partite dell'Aquila, cioè Angiulli che lancia la palla, fanno lo scambio lì al limite, se la scambiano va Giulio Dori o a Banegas e puntano la fascia. Le abbiamo viste, cioè uno se le impara a memoria le partite dell'Aquila, e oggi... Giulio Dori Banegas c'è, cioè, di 10 metri, tranquilli se la so giocata. Però se tu vieni all'Aquila sapendo che è l'ultima spiaggia, perché noi volevamo vincere il campionato, siamo partiti per vincere il campionato, c'erano giocatori che sono per vincere il campionato, e non fai un tiro in porta, la dice tutta. Non ci possiamo attaccare al, come diceva l'ex Samb Angiulli, non ci possiamo attaccare a un fallo da rigore, perché tanto ci siamo abituati, ci abbiamo fatto il callo per tutto il campionato. Entro io in campo, a questo punto mi resta solo entrare in campo, perché io spero che mi facciano rivedere il gioco che avevamo ritrovato col Chieti. Oggi mi aspettavo quel gioco lì, che abbiamo surclassato il Chieti, siamo stati sfortunati, ma grandissima partita domenica, nessuno ha detto nulla, non ci sono, il calcio lo vivi ogni giorno, non è che ti svegli che si parla di calcio, e questa settimana l'abbiamo vissuta, che dice io ci credo dopo aver visto quella partita di ieri, ma oggi mi cambi le carte in tavola e il giocatore che ha fatto una grande partita domenica, Barberini, è seduto in banchina. Fortuna, perché poteva andare in tribuna. Ah, come detto, magari meglio dirlo tra le quattro mura nello spogliatoio, però se noi analizziamo il discorso tecnico forse non ha tutti i torti.
lui è il presidente, lui può dire quello che vuole, giustamente rimanendone... Meglio nello spogliatoio, però il lunedì poi è meglio. Sarebbe meglio nello spogliatoio, però capisco pure che una persona che ha investito tanto, che è comunque tifoso, che ha vissuto un inizio di campionato del genere, che era quello che più auspicabile che poteva essere, e ha visto il sogno che poteva avverarsi, adesso svanire proprio a marzo. Svanire, siamo sentati a marzo, sì, è svanito il sogno. Anche perché 3-4 partite il Campobasso si era fermato, quindi ti dava la possibilità di... Io capisco il presidente, per me io agirei in un altro modo e cercherei di parlarne a quattro occhi o comunque dentro le stanze della società con il direttore sportivo, con il general manager. Sentiamo adesso invece cosa ha detto Lauro dopo la partita. Cominciamo subito dalla pesante accusa del presidente Massi, che ha detto avevamo trovato una bella squadra, che Colchietti aveva dominato anche se non aveva vinto, è stato cambiato tutto. Era un altro avversario oggi, quindi obiettivamente sarò a parlare dopo a fine partita, le scelte le faccio in base alla settimana, come vedo i giocatori, a chi ritengo più pronto, a chi ritengo più giusto, non a simpatia o a quello che magari ho visto la settimana prima, anche perché non mi sembra che avessimo vinto anche con Chiedi una partita fondamentale, nonostante avessimo fatto bene. Oggi avevamo bisogno, secondo me, di altre caratteristiche, una partita che volevo iniziare molto più forte, molto più offensiva, quindi ho cercato di giocare con l'over in più davanti, è stata una scelta, poi oggi non ha pagato. Mister, l'aritmetica non condanna, cioè quello che detto la Sandra, ma lei ci deve ancora lasciare? Ma noi dobbiamo sicuramente fare rialzarci da questa prestazione, secondo me, oggi, che non è stata all'altezza. E quindi domenica dobbiamo fare una prestazione importante in casa nostra, davanti al nostro pubblico. Quindi dobbiamo essere bravi e orgogliosi di fare una partita importante. Quindi dobbiamo rialzarci e parlare già da domenica, poi si vedrà. Ho scelto di mettere un over davanti e di mettere un under in mezzo al campo. Ho cambiato Pietro Paolo con Pagliari perché secondo me comunque Marco era un po' in calo fisicamente. E ho fatto delle scelte diverse con l'obiettivo di fare una partita diversa. E non è andata così, ma la controprova non ce l'abbiamo. Ma guardi, non pensavo che, onestamente, noi abbiamo perso tanti duelli, individualmente abbiamo perso tanti duelli anche fisicamente. La cosa un po' ci può anche stare, però la cosa che un po' mi è dispiaciuta è che dal punto di vista tecnico, soprattutto con la palla a noi, il nostro possesso non abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, che avevamo preparato. Ci è mancata, secondo me, un pochino più di personalità, un pochino più di voglia di rischiare, di giocare, perché comunque siamo una squadra che nel possesso palla è sicuramente la sua arma migliore, e con quelle qualità che abbiamo oggi invece abbiamo sbagliato troppo e tanto dal punto di vista tecnico, oltre ai vari duelli che si sono persi un po' dappertutto. Infatti siamo stati poco pericolosi, ma se in prima costruzione sbagliavamo tanto, finivamo sempre spesso in fuorigioco, ci facevamo ingolosire di giocare subito in verticale perché vedevamo la linea alta, siamo andati praticamente non so quante volte oggi in fuorigioco, se sistematicamente la palla da loro fai fatica a schiacciarli nella loro metà campo per arrivare al tiro. Oggi i nostri esterni ci hanno provato, secondo me gli abbiamo portato pochi palloni rispetto al solito, proprio per la situazione che vi dicevo prima. Quindi dobbiamo essere un pochino più bravi nel costruire, portargli palla e poi creare le situazioni. Poi per assurdo dopo il gol subito abbiamo cominciato a giocare, no? Un po' di più. Alcuni messaggi, quello dice Massi, tattica sbagliata, formazione di mercato, il procuratore, allenatore davanti alle televisioni, non deve essere detto, tifoso sì, ma il presidente è altra cosa, un altro dice il presidente ha tutto il diritto di arrabbiarsi, di lamentarsi per queste prestazioni, buonasera, avete difeso sempre questa squadra, ma se fai 20 punti tutto il ritorno, come puoi pretendere di vincere il campionato? Infatti, se fai 20 punti non vinci il campionato. Mercato di preparazione è stata la rovina della Samba, sia sportivo che
economico, adesso non so, economico, scrive Fabrizio. Io non sono pienamente d'accordo perché, io lo ripeto, secondo me Fabbrini non è stato preso per essere titolare, tutte le volte che è subentrato ha dato una marcia in più, tutte le volte che ha giocato titolare non ha reso per quello che ci si attendeva, e quando è arrivato a gennaio non è arrivato per essere titolare. L'anno prossimo avremo Teramo, Fermana, forse Ancona, si salvi chi può, dice l'intorno. In realtà è proprio questo il momento di individuare le responsabilità, scrive un tifoso rispetto a quanto hai detto, e ovviamente dice sì, sempre De Angelis, no. Fanesi. No, ovviamente... ma quello di trovare le responsabilità, ma se lo devono trovare tra di loro, ne devo parlare loro, e poi decidere chi va avanti, anche chi non va avanti. Anche perché per costruire ci vuole tempo. Perché ci vuole... soprattutto in questo momento è partita da zero. Soprattutto in questo momento io dico la tranquillità di fare scelte giuste, perché se adesso comincio a costruire la squadra per un altro anno, allora facendo le scelte mirate, allora ok, va bene. Io questo è il discorso mio. Sì. Ma che... Non dico che non si debba dare o non si debba colpevolizzare uno o l'altro, per l'amore di Dio, perché uno può fare quello che vuole, è il presidente, però in questo momento bisogna avere calma e cominciare a predisporre la squadra per un altro anno. Secondo me Lauro è stato ingaggiato dopo Danilo Alessandro, che non voleva giocatori che erano stati scelti per farli giocare attorno a lui, questo non capisco. E questo spiegherebbe il notizio al primo minuto di Barbini e Tomassini, che erano gli amici di Alessandro. È successo, come diceva, insomma, otto giocatori oggi titolari non erano quelli della gara d'andata. Evidentemente quando si cambia troppo, e se soprattutto se non arrivano i risultati, le cose diventano complicate. Si sono su Alessandrini, tanti criticano ovviamente De Angelis e Fanesi. Io capisco questa critica, ma appunto bisogna anche capire i passi che si fanno e quali sono le alternative. Poi voglio dire, non è che mi tocca difendere, poi magari li invitiamo martedì. Attenzione, perché comunque per costruire bisogna fare i passi per crescere uno alla volta, non si costruisce un castello dall'oggi al domani. La Samba ci ha provato, ma a volte... I tifosi vogliono andare in Serie C, ma a volte bisogna andare in Serie C con le basi giuste, solide. Non è detto che fare un altro cambio di Serie D sia tutto male, non tutto il male viene per nuocere, questo voglio intendere. Bisogna avere la pazienza di organizzare. Questo era un campionato che la Samba ha provato a vincerlo e non c'è riuscita. Ma andiamo a sentire adesso Cappellacci invece cosa ha detto ai nostri colleghi. Se abbiamo vinto, chiaramente... Sei contento, non è stato un furto, ma poco ci è mancato. Non abbiamo fatto una grande partita oggi, José. Le condizioni per farla meglio dopo 10 minuti, un quarto d'ora ci stavano. Poi siamo diventati un po' dilettanti allo sbaraglio e abbiamo fatto un primo tempo che meritavamo solo di prendere gol. Primo tempo? Sì. Secondo tempo abbiamo fatto non bene, però comunque abbiamo sbagliato, siamo stati più attenti, siamo stati più compatti perché penso che avevamo pure la paura di perdere, insomma poi nella partita va così, no? Se pigli gol magari non lo rifai, noi l'abbiamo fatto, ci siamo difesi, non lo so, a me è sembrato che la Sammettese ci mettesse sotto e mi sembrava una squadra forte, in mezzo al campo durante la partita, poi magari se ho tempo la rivedo e magari avrò sbagliato. Il contropiede, noi su palle sprecate loro abbiamo avuto qualche occasione, se no non abbiamo mai messi sotto. Tu non è che possa giocare una partita e vincere per una cosa, tu vinci se giochi bene, se hai fortuna. Però in effetti è da ricordare questa cosa, non è che la vittoria adesso possa cambiare qualcosa a quello che è successo tanti anni fa, però che si combina con una vittoria e anche una posizione di classifica così allettante ci fa piacere, quindi il pensiero lo sai a chi va. Ma io ho mai detto che questa squadra è scarsa, perché qua è da un po' di mesi che mi si dice sempre questo, che io mi lamento, io non ho mai detto che la nostra squadra è scarsa, io mi ho detto sempre che questa squadra può fare meglio e che quando esamini la partita che tu hai fatto devi essere obiettivo e vedere quello che è la forza di una squadra in relazione a quello che è il campionato che tu vuoi fare, cioè in base all'obiettivo che tu vuoi fare. Io
ho sempre considerato, cioè, da quando sono arrivato qua ho visto sempre che ci mancava qualcosa, nonostante poi passassero le partite e passassero i mesi, mi sembrava che non eravamo all'altezza, e questo a me non è che mi ha cambiato idea. Poi se le altre fanno peggio di noi non è mica il merito nostro. Il gol nostro, sì. Wow, io mi ricordo che correvano due ragazzi sulla fascia che dice dove vanno questi? Vabbè, capito? Grosso innocuo, abbastanza sul primo palo. Sì, vabbè, poi per fare rigore ci sta sempre qualche disetto. Sì, essere. Sì, ma credo che non abbia fatto quello nostro. Sono episodi, dai, sono episodi della partita che sei, insomma, fortuna e bravura di fare gol è un conto, se invece lo prendi è tutta un'altra partita, quindi, perché adesso se noi avessimo preso gol, perché in una partita così equilibrata comunque poteva vincere chiunque, se l'avessero fatto con loro, adesso io stavo a raccontare di una sconfitta e viceversa, quindi è stata una bella partita, tanta gente, a noi ci ha fatto piacere vincere, però non troverei, cioè, da quello che mi riguarda, se mettesse rimane... Adesso non posso dire così perché non vorrei denigrare il Campobasso, però io avevo sempre pensato che Ambettese avesse vinto il campionato, poi invece è uscito fuori il Campobasso che merita sicuramente più della San Benedettese, e quindi in bocca al lupo. Vorrebbe venire a San Benedetto? A Faghe, a Magnalo Pesce. No, tu fai a Rustel. Vabbè, cambiamo. Beh, simpaticissimo mister Cappellacci. Oggi intervista senza cappello, perché abbiamo visto, però all'Aquila era molto caldo oggi, nonostante l'Aquila, diciamo, ha un clima un po' più fresco. Tanto, tanto caldo. Un breve commento, mentre, ti aspettavi queste parole? Sì, te l'avevo detto prima, io lo conosco, non siamo amici, però lo conosco bene da tantissimi anni, mi piace come allenatore, perché comunque è uno che lavora molto sul campo, ha una grossa umiltà, un grosso rispetto degli avversari, per cui... devo dire che merita quello che sta facendo, si merita tutto il plauso possibile. È naturale che adesso rimane l'unica candidata a poter contendere il primo posto al Campobasso. Sicuramente si aspetteranno un piccolo favore domenica prossima, però resta veramente un buonissimo allenatore. Per quest'anno chiudo qui con le presenze allo stadio, anzi domenica vado, con il Campobasso giocano i giovani, vado. Vabbè, questa è una considerazione, già ci sono 1100 tifosi, curva di casa esaurita, già se, diciamo, sulle 6000 presenze, diciamo, accertate, potrebbero arrivare altre disponibilità per i tifosi del Campobasso, e sta valutando la questione parcheggi. Ma sti playoff serviranno per la promozione di una seconda squadra? L'anno scorso sono serviti per la Casertana, possono servire, ma la Samb con il rendimento delle ultime partite ha perso dei punti, e quelli sono quelli che contano nella classifica dei playoff. Oltretutto sta perdendo quota sul secondo posto, che dà maggiori possibilità di vincerlo, però è anche vero che diciamo una di solito una o due squadre tra quelle che vincono i playoff del girone riescono a cedere, bisogna pagare 300.000 euro. Sentiamo adesso i due giocatori, prima Pezzola della Samba e poi Angiulli. Più che il risultato è un po' pesante dal punto di vista psicologico, perché mi sento un dovere comunque anche da parte di tutta la squadra di fare un po' di scuse alla gente che è venuta, perché abbiamo magari mancato di atteggiamento. Magari la sconfitta può arrivare, le partite si possono sbagliare, ma si deve avere un atteggiamento diverso, come magari abbiamo avuto col Chieti, con le altre partite dove c'è stato appunto tutta un'altra Samba, no, da vedere. Oggi è stato evidente che ci è mancato qualcosa da parte di tutti, e quindi c'è solo da veramente, per fortuna il calcio ti dà comunque la fortuna di rifarti, no? Quindi abbiamo una partita importante davanti a tutta la nostra gente, e anche un'ottima occasione magari per redimersi e per dimostrare che la Samba non è questa di oggi all'Aquila, e quindi dobbiamo azzerare, lavorare tanto in settimana e ripartire. Il campionato, la matematica ancora non mi sembra che ci condanni, ovviamente c'è da essere realisti. La sconfitta di oggi è pesantissima per noi, c'è da essere realisti, quindi è la verità, non ci dobbiamo prendere in giro. Però comunque restano ancora quattro partite, e queste quattro partite vanno affrontate
nel modo giusto, sia per rispetto del lavoro che abbiamo fatto noi tutto l'anno, sia per rispetto della gente che ci segue e dei tifosi e della società soprattutto. Quindi faremo queste quattro partite, le prepareremo per bene e le affronteremo come dobbiamo, non come abbiamo fatto oggi. Secondo me oggi è venuto magari più fuori il fatto, dal punto di vista atletico può sembrare di più, perché abbiamo fatto tanti errori nella gestione della palla e quindi siamo stati anche tanto a rincorrere, cosa che non siamo molto abituati a fare. Comunque noi gestiamo le partite, abbiamo possesso, che è la nostra qualità, quindi oggi siamo ritrovati veramente a fare tanti errori, sia in fase di impostazione dal basso che alta, eccetera. Non abbiamo lavorato bene e quindi anche fisicamente abbiamo speso molto di più e magari può aver enfatizzato il fatto che magari fisicamente non abbiamo reso bene. Il gol preso, ovviamente secondo me la devo rivedere l'azione, però c'era secondo me un evidente fallo su Tomassini prima che partisse l'azione. Poi c'è stata una verticalizzazione su Banegas, io sono uscito per cercare di non farlo girare, magari forse sono uscito troppo alto, lo devo rivedere. Poi si è sviluppata palla sull'esterno, hanno messo un traversone di prima e Luca nel tentativo di anticipare l'attaccante è stato sfortunato, però fa parte del gioco. Poi è stato preso in un controtempo, è stata un'azione abbastanza rocambolesca come è venuto il gol. Esperto e di personalità, però il cuore non lo puoi comandare. San Benedetto è stata sicuramente una parentesi fino ad oggi più lunga e importante della mia carriera, vivo lì, quindi non poteva essere una partita come le altre, però ammetto che appena fischiato l'inizio tutte le emozioni sono sparite, mi sono tappato le orecchie e ho cercato di fare il massimo per la mia squadra e credo di esserci riuscito abbastanza bene e sono contento comunque di aver portato a casa questi tre punti. Mi dispiace per i miei amici sanbenedettesi, però purtroppo questo fa parte dello sport e quindi, ripeto, non posso che essere contento del risultato che abbiamo portato a casa. Vittoria meritata? Credo di sì, perché credo che la Samne singoli sia la squadra veramente più forte del campionato, una squadra fortissima, sia tecnicamente che fisicamente, c'è un sacco di cambi, alla stessa altezza dei titolari, quindi sono stati bravissimi a neutralizzarli e a concedergli pochissimo e a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto, anzi forse se fossimo stati un pochino più cinici avremmo pure potuto rendere più rotondo il risultato. Senza dubbio è stata una partita molto di nervo, bisognava affrontarla prima con la testa che poi con le gambe, avendo comunque la Serie D impone di far giocare i giovani, quindi era anche importante l'approccio che avrebbero messo questi ragazzi, sono stati i nostri veramente impeccabili, superlativi e il pubblico ci ha spinto alla grande, sappiamo la tifoseria della Sammettese quanto è rumorosa, ma oggi credo che i nostri siano stati veramente, veramente fantastici, e come se ci fossero veramente 309 persone in più a spingerci, e questa è stata una cosa che si è sentita, proprio la voglia della gente di spingerci in questo giorno importante per noi, e pur non essendo aquilano proprio ho sentito tantissimo questa ricorrenza, e come ho detto già nei social sono orgoglioso di fare parte di questa famiglia, di questa città e adesso ci mancano quattro partite, vediamo se riusciamo a fare un dispetto a Campobasso. Io penso che la Sammettese è una squadra fortissima e non può pensare di aggrapparsi a un episodio al terzo minuto del primo tempo, che è stato l'unico episodio forse in cui ci ha messo veramente in difficoltà, a parte qualche cross. Quindi io dal campo non ho visto perché ero appunto dietro, c'avevo un giocatore della Sam davanti, quindi non ho visto solo il protest, però credo che appunto se ci si aggrappa un episodio nei primi 5 minuti non si può parlare di troppe ambizioni. La Samba è una squadra forte, avrebbe dovuto e potuto fare di più per me oggi. Noi siamo stati bravissimi a non farci innervosire da magari alcune proteste loro e da un pochino di casino che facevano i tifosi ogni decisione arbitrale. Siamo stati molto freddi, molto lucidi. Sono sincero. Non mi aspettavo da parte nostra tutta questa freddezza e lucidità, pensavo ci facessimo tradire un po' più dalle emozioni, invece siamo stati veramente impeccabili. Che dire, complimenti a Federico Angiuli, c'è un tifoso che dice insomma la Sam si è fatto scappare, però dopo la sessione dell'anno scorso sinceramente era chiaro che chi ha giocato l'anno scorso non sarebbe rimasto qui. Su Fedeli, adesso andiamo a sentire un tifoso, ci ha scritto insomma perché gli avete dato spazio, no, però io aspettavo da un paio d'anni, tre anni,
di poterci parlare, perché secondo me quello che ha detto Fedeli sulla cessione a Serafino non riporta, non ha mai riportato, me ne sono interessato parecchio, sono arrivati qui a Sametto i giornalisti della BBC del Galles col quale ho collaborato, oggi gli ho fatto queste domande, insomma, e sono felice di averlo potuto intervistare finalmente faccia a faccia, sentiamolo. Cosa si aspetta da questa partita? Per lei è quasi un derby, ricordando il passato. Mi auguro sia soltanto una bella partita, senza il trascendere. Senti, i tifosi della Samb non la stanno accogliendo molto bene. Mi può fregare di meno. Senta, riguardo il problema è quella cessione a Serafino. Ma sì, lei ancora... ha detto spesso che non si è convinto male a Serafino, ma quando si è seduto al tavolo della cessione non conosceva le persone dello staff di Serafino? No, non conoscevo nessuno, all'inizio è andato bene pure a loro. Però un bravo imprenditore, quando vende una cosa a 500 mila euro, dovrebbe sapere a chi vende, perché non è da grande imprenditore questo. No, state fuori strada. Se vende un suo supermercato lo sa chi vende. Come? Se vende un suo supermercato lo sa chi vende. Che significa? Se mi dai soldi, poi quello sei scemo. Abbia pazienza. Gli ha dato 500 mila, ma lei gli ha lasciato 360 mila euro di crediti e di liquidità. Lasciano tutto, è andata quasi gratis. Ma tanto io avevo deciso di venire via, ormai l'ultimo anno non ce la facevo più. Vabbè. Riguardo ai tifosi della Samb, cosa da dire loro? Riguardo ai tifosi della Samb, cosa da dire? Di ricordarci gli anni belli che gli ho fatto passare, l'hanno dimenticati, e questo è il problema. Però la Samb è in Serie D a causa di quella cessione. No, vabbè, ma noi abbiamo fatto 4 anni da protagonisti, ma quando se li sognano altri 4 anni, capito? Si è pentito di quella cessione? No, assolutamente no, assolutamente no. Grazie. È così, Fedeli ammette di fatto di non sapere, di non aver saputo chi era l'entourage di Serafino, la storia di Serafino, continua a ripetere la storiella di aver visto 500.000 euro depositati come d'atto notarile, di aver visto che quindi aveva soldi, di aver ceduto la squadra. Poi certo, se andiamo a vedere, lui ha lasciato, come ha detto nell'intervista, centinaia di migliaia di euro, oltre 300.000 euro di crediti, liquidità, ne ha presi 500, ma ne ha lasciati 300 e passa mila nelle casse della Samb, di fatto pronti ad essere spesi. Però se avesse venduto un supermercato, noi riteniamo che lo avrebbe fatto un po' con un po' più di attenzione, insomma questa attenzione non c'è stata. Lui continua a ripetere il fatto che secondo lui Serafino ha sbagliato la gestione, sicuramente Serafino ha sbagliato la gestione, ma sicuramente Franco Fedeli non ha lasciato la Samb in buone mani, questo per scrivere la storia come è andata, perché le sue dichiarazioni ce le ricordiamo, e la Samb è in Serie D a causa di quella cessione. Ci sono stati altri errori, ma a partire da quella cessione. Va bene, torniamo qui fra qualche istante, ci colleghiamo col Campobasso, abbiamo anche tanti messaggi, ma ritorneremo a parlare di Samb. Vediamo, mostreremo le altre partite. Fra poco ci vediamo fra qualche istante. Eccoci, siamo in diretta, dovremmo aver collegato il giornalista di Campobasso TV, Remigio Lanciano. Ci senti, Remigio? Sì, Pierpaolo, mi sento bene. Grazie di essere ancora sì, tra noi, ovviamente commenteremo la partita Campobasso-Riccione. Andiamo a vedere, non so se il collegamento un attimo è saltato, però intanto andiamo a vedere il servizio, poi cerchiamo di commentarlo anche in vista della partita che ci sarà domenica prossima. Anche se per la Samb è una partita che vale magari più per l'onore o per un'ipotetica rimonta al secondo posto per prepararsi ai playoff, perché poi ne parleremo magari martedì, anche se arrivano i messaggi sempre scettici sui playoff, però non per il primo posto. Andiamo a vedere il servizio. Il Campobasso mette a tappeto il Riccione già nella prima mezz'ora del primo tempo. La squadra rivista da Pergolizzi ha un inizio feroce e segna due gol, costruendo pure una serie di circostanze da rete importanti. Il tecnico inserisce Pontillo in difesa, Bonchelè, De Cerchio a centrocampo, Romero in attacco al fianco di Di Nardo. Di fronte a 4.100 spettatori in una giornata molto calda dirige Recchia di Brindisi. Spettacolare il colpo d'occhio del Molinari dall'alto nel giorno del battesimo della nuova
denominazione. Giornata Plastic Free, ma non sarà l'unica iniziativa a Latere, anche sensibilizzazione sul tema dell'autismo in Curva Nord, ribattezzata Curva Nord Scorrano. Dopo 30 secondi, destro di Maldonado al lato di qualche metro, i giri del motore rossoblu subito a 1000, dopo 2 minuti destro di Romero con deviazione di Bulgarelli in angolo, si batte il corner, ancora Romero di testa, para l'estremo ospite, va a Bonchelè, salva Maio sulla linea di porta, rabbiosa la prima della classe, al quinto al volo Di Nardo su corner mette fuori Chiesa, lupo feroce, al sesto contatto fra Bonchelè e Maio, l'arbitro fa proseguire, il Molinari protesta, vantaggio meritato al settimo, rinvio alla meno peggio di Bulgarelli, Di Nardo ci crede tantissimo, la sua deviazione termina lentamente in rete, risulta inutile il tentativo di salvataggio di Siku, i rossoblù ora sono avanti, boato del Molinari. Al decimo spinta in aria di Siku su Romero, anche qui proteste dei rossoblù ma per Recchia di Brindisi è solo calcio d'angolo. Al dodicesimo Di Nardo decide di concludere col destro, c'è la presa di Bulgarelli, altro penalty invocato al sedicesimo, cross di De Cerchio, la palla tocca il braccio di Chiesa ma per l'arbitro non ci sono irregolarità. 2 minuti dopo, prima sortita di un riccione abbastanza tramortito, il tiro di Diodato è out. Al ventitresimo intervento poco urbano di Diodato su De Cerchio, l'arbitro fa giocare ma per Golizzi si arrabbia moltissimo, di tutta risposta l'arbitro ammonisce il tecnico. Al ventiquattresimo straordinario il punto del raddoppio di Casa, tutto nasce da un cross di Bonacchi messo fuori da Ramirez, Romero che indovina così l'angolo più lontano ed è imparabile per Bulgarelli. Il Molinari ha ancora una bolgia incredibile, il riccione nella circostanza protesta per un cross che sarebbe stato effettuato fuori dal campo da Bonacchi. Dopo un primo scorcio di gara il parziale è legittimo, al 32esimo grande destro di Ferrara con palla che scorre fuori di un non nulla, De Cerchio in vena come tutto il campo basso, al 35esimo il destro è respinto da Bulgarelli, poi Romero in offside, parziale legittimo a fine primo tempo, tanto campo basso, poco riccione, immagini di Antonio Trotti, Daniele Palmiero, al sesto Maldonado a vita per Lombari, con le immagini siamo nella ripresa, il colpo di testa finisce a lato, negli ospiti dentro Silla e Pellacani al posto di Martinelli e Tonelli, all'ottavo il neo entrato Silla colpisce ed è impreciso su cross di Ferrara, all'undicesimo Maldonado prende la mira per il tris, respinge qui Bulgarelli, gli ospiti provano ad avere una reazione, il campobasso vuole chiudere rapidamente la pratica, al tredicesimo punizione ospite di Caponi, tocca pericolosamente alto Siku, palla alta di un soffio, al 17esimo punizione distante ed imprecisa di Caponi per Golizzi, cambia 2 pedine dal 21esimo Grandi Serrasi al posto di Abonchelè e Romero, causa infortunio a Pontillo, il tecnico deve procedere ad un altro cambio duplice, dentro Gonzales e Serra per il giocatore infortunato e per De Cerchio applaudito dal pubblico di casa, il neo entrato Rasi si inserisce perfettamente su corner di Maldonado ma manda alto da una manciata di metri, al minuto 29 il terzo gol è rimandato di un solo minuto, è Di Nardo che decide di prendere la mira da una distanza di circa 20 metri, la scelta è vincente e la palla trafigge Bulgarelli. L'esultanza di Di Nardo che sale così a 11 gol. La gara finisce qui, il riccione realizza al 33esimo una punizione defilata di Caponi, palla angolata, Esposito prova la parata ma non riesce a trattenere. Siamo campobasso 3, riccione 1, fuori Di Nardo applaudito, dentro Coquen, 6 minuti di recupero segnalati nei quali succede poco o niente. Il campobasso che festeggia il ritorno alla vittoria con il suo pubblico custodisce con forza i 4 punti di vantaggio sull'Aquila. Tutto questo nella settimana che culminerà con la sfida in casa della San Benedettese. Massimo, il collegamento col giornalista Remigio Lanciano è caduto, adesso proveremo a recuperarlo. Un breve commento, mi sembra una partita che abbia poco da dire, storia strameritata. Sì, ha dominato dall'inizio alla fine, almeno vedendo dalle immagini. Come non gli accadeva da tempo, perché sì, anche le vittorie non erano così nette le ultime. No, anzi, ultimamente ne ha raccolte poche, e anzi, invece oggi sembra che abbia disputato una grossa partita, anche vedendo dalle immagini la vittoria è meritatissima, anzi poteva avere anche un punteggio più rotondo. Sull'intervista Fedeli, siccome erano arrivati messaggi che dicevano perché gli date spazio, meno male qualcuno l'ha sentita e ha scritto mi fai complimenti, ogni tanto me li prendo quando l'intervista a Fedeli davvero giornalista, e non è, io
ringrazio, però insomma penso che dopo tanti anni Fedeli deve rispondere anche andando a vedere i bilanci, non può fare passerelle e dire sempre questa storia dei 500.000 euro, che insomma qualche bilancio lo sappiamo leggere, non è che lo sa leggere soltanto lui, poi lui non sapeva chi era seduto al tavolo, io lo sapevo. Va bene, andiamo adesso con l'intervista di Campobasso, Riccioli, lo sapevo, lo so, l'ho saputo dopo, non nel momento in cui c'è stato il passaggio, perché ovviamente è stato fatto tutto all'improvviso, nessuno conosceva le nuove serie, è stato fatto una cosa tutta molto molto veloce. Andiamo a sentire Campobasso, Riccioli e le interviste. Non ci sono, scusate. Scusate, le interviste non sono ancora pronte, saranno pronte fra qualche istante. Io leggo qualche messaggio, magari un presidente troppo tifoso non deve essere malizioso, dice che la dirigenza è sovrastimata, i giocatori se ne stanno approfittando. No, non parlo di dirigenza sovrastimata, cioè è il primo anno che qui ha fatto un miracolo a riportare questo entusiasmo, ha costruito una squadra per vincere il campionato, magari ci può essere stato qualche errore di valutazione, alcune cose non sono andate al meglio, però io sinceramente sovrastimare qualcuno che al primo passaggio non è arrivato Silvio Berlusconi, ma è arrivato un presidente che c'è sempre, che mette la faccia, che conosce. Poi tutto è migliorabile, magari ne parleremo martedì. In attesa di riprendere le interviste di Campobasso e Riccione, andiamo a vedere adesso il servizio Atletico Ascoli, Vasto Girati, Jessica Balestra, una vittoria di Atletico Ascoli che sancisce praticamente una salvezza come cosa fatta, poi magari se Cardini non dirà così, ma insomma un passo davvero importante. Vediamo il servizio. La nona vittoria stagionale, quella che vale virtualmente la salvezza. L'Atletico Ascoli batte il Vasto Girardi 3-1, con 40 punti è quasi fatta ormai. Al Don Mauro Bartolini il caldo si fa sentire, due novità in casa bianconera, il portiere Canullo, infortunato, e il terzino Gerlero, entrambi al debutto dal primo minuto, fuori Pompei e Valentino. Per la prima nota di cronaca tocca aspettare il 19esimo e il tiro firmato da Minicucci, Servalli risponde presente. Al 22esimo la punizione di Feltrin, testa di D'Alessandro e palla di un niente sul fondo. Alla mezz'ora la sfida si sblocca, Vecchierello per Ciabuschi 1-0. Nona marcatura stagionale per l'attaccante, non succede più nulla fino al riposo. Nella ripresa l'Atletico Ascoli riattacca forte, Ciabuschi per Minicucci, il portiere molisano esce, non trattiene. E lo stesso Minicucci riprende e ribadisce in rete per il 2-0. Al decimo minuto annullato per fuorigioco il possibile 2-1 per gli ospiti. Al 12esimo espulso un dirigente dalla panchina del Vasto Girardi. L'Atletico abbassa il baricentro, cominciano i primi cambi e il gioco si fa spezzettato. Al 29esimo D'Alessandro a terra Fontana, rigore. Dal dischetto Ruggeri fa 2-1. Gara riaperta, ma il finale è di marca bianconera. Al 44esimo il piazzato di Olivieri, dal limite Servalli si salva in angolo. Dopo la parata di Canullo, nei minuti di recupero arriva il definitivo 3-1 di Vecchierello. Gol, partita, salvezza per l'Atletico Ascoli, il brindisi più dolce. Perfetto, e adesso andiamo ad ascoltare se mister Seccardini è convinto di aver raggiunto la salvezza, o quasi, come ha detto Jessica Balestra, o se invece continua a volare molto basso. Ha ragione, ascoltiamo l'intervista a Seccardini. No, quasi. La matematica non c'è, quasi è un termine che a noi non ci appartiene, quindi godiamoci oggi la vittoria e prepariamoci all'ennesima battaglia che sarà su un campo ostico con una pretendente alla salvezza agguerrita come noi, che è il Fossombrone. Ci tengo particolarmente, difficilmente parlo dei singoli, l'avevo fatto a Fano in merito a Pompei e lo faccio oggi dicendo che i ragazzi che abbiamo preso in questo gruppo, o comunque sia che poi ho trovato da novembre, hanno accettato la non titolarità, hanno accettato di mettersi a disposizione e di credere che il collettivo
poi fa emergere il singolo, e giocando per funzioni, per principi, avendo un'identità forte, alla fine poi sarebbe stato il singolo a regalare al collettivo una gioia a fine percorso. E questo è quello che è accaduto oggi. A volte le difficoltà devono essere prese e noi l'abbiamo accettato come delle opportunità, e oggi cito Canullo e Santiago per aver risposto presenti, ma non posso non citare Valentino e Marucci, che sono andati in tribuna per scelta tecnica e che hanno comunque sia contribuito e contribuiranno ancora da qui fino alla fine a raggiungere la matematica salvezza. È l'ultimo, ma non perché voglio lasciare qualcuno, ma in panchina oggi avevo dei giocatori che in questa categoria vengono definiti over, che potevano giocare dall'inizio sia tutto l'anno che questa partita e hanno fatto 0 minuti. Però questo è il campionato, lo sapevamo. Complimenti alla società, complimenti al direttore sportivo e a tutti i ragazzi, perché oggi il merito è loro se hanno dimostrato sul campo che, come hai detto tu, cambiano gli interpreti ma non cambia poi alla fine il contenuto. Ma guarda, io non c'ero gli anni addietro, quindi sono poco informato in merito. All'andata finì 0-0, fu una partita combattuta, forse i punti meritavamo di vincere, ma se non abbiamo vinto non eravamo pronti per raccogliere il bottino pieno. Adesso siamo al sesto risultato utile consecutivo, il percorso di maturazione sta progredendo bene e ci presentiamo a Fossombrone con la fame e la determinazione di chi vuole raggiungere questa benedetta salvezza matematica. Complimenti a mister Seccardini, ovviamente li abbiamo fatti spesso, speriamo poi, diciamo, se le cose andranno bene per l'Atletico Ascoli, di averlo anche qui in studio per commentare questo campionato. Adesso sentiamo invece le interviste a Marmorini e al direttore generale Azzanesi. Un passo falso per quanto riguarda il risultato e per quanto riguarda la prestazione, nonostante abbiamo fatto i primi 50 minuti con un atteggiamento, secondo me, forse un po' molle dal punto di vista dell'aggressività e dell'intensità, però avevamo concesso pochissimo e ci siamo trovati sotto 2-0 in maniera quasi roccambolesca. E probabilmente paghiamo questo tipo di situazioni un po' da tanto tempo. È stata una partita dove fondamentalmente abbiamo concesso un calcio di rigore, una punizione dal limite, un calcio d'angolo su un cross lungo che è andato sul secondo palo e una frittata sul secondo gol che ci siamo fatti da soli praticamente. E abbiamo preso 3 gol. E invece abbiamo creato... se mi ricordo male, con Lisi nel primo tempo ha fatto una bella parata Canullo, con Ceccuzzi nel secondo tempo praticamente quasi sulla linea di porta non siamo riusciti a buttarla dentro, all'ultimo con Ramos c'è stata, insomma, diverse situazioni pericolose oltre al rigore e abbiamo fatto solo un gol. Probabilmente quello che ci manca in questo momento è riuscire a ottenere il massimo da quello che ci propone la partita, e nei momenti, nelle zone decisive, non riusciamo a essere concreti con continuità. L'abbiamo fatto domenica scorsa, avevamo fatto bene al campo basso e oggi siamo ricaduti in una partita dove non siamo riusciti ad essere così determinati nelle due zone, poi alla fine dove si determinano le partite e dove si determinano i risultati, che sono i primi metri, i primi 20 metri e gli ultimi 20 metri di campo. Ancora non ci abbiamo la matematica, abbiamo visto la classifica con i risultati e quindi non c'è, però diciamo che stiamo completando un percorso e siamo quasi alla fine, dai. Pensiamo di aver in questi 6-7 mesi costruito un'identità forte, a partire dalla società, che non ci fa veramente mancare niente. Ognuno di noi nel proprio ruolo lavora con passione. Ci tengo a ringraziare tutti, a partire dal mister, dal direttore sportivo, da tutto lo staff tecnico che si sta veramente prodigando tra mille difficoltà logistiche, organizzative, e per finire ai ragazzi, veramente un gruppo veramente sano, di valori morali importanti oltre che tecnici, e in più tutti coloro che lavorano per la nostra società, magazzinieri, team manager, tutti gli altri che dietro le quinte lavorano, perché è importante il lavoro di tutti, e se le cose stanno andando bene il merito è di tutti, uniti verso un unico obiettivo e verso una salvezza che 6 mesi fa sembrava veramente isperata. La forza di questo gruppo è proprio quella che tutti si sentono importanti e nessuno indispensabile. E proseguiamo così, perché insomma siamo sulla strada giusta, manca veramente poco. Bene, adesso torniamo su Capobasso Riccione e dovremmo avere in collegamento telefonico Remigio Lanciano, che ci ascolta.
Sì, ciao Pierpaolo. Bene. Chiedo scusa, forse no, un ma... problema tecnico. Ma non l'importante credo. È la voce, rimediamo con metodi tradizionali, diciamo. E adesso sentiamo. Ti riesco a vedere in video da un altro apparecchio. Non è sì, sentiamo le interviste e così poi le commentiamo anche con te, anche perché si fa riferimento anche alla partita di domenica prossima. Ascoltiamole. Abbiamo preparato secondo me la settimana in maniera eccellente, siamo stati insieme, abbiamo parlato, ci siamo allenati come sempre bene e oggi c'è stata una risposta da Campobasso contro una squadra difficile perché ha giocatori importanti, però credo che il Campobasso ha già fatto una grandissima partita. Il mister l'ha preparata così, cercando di andare subito a far capire che giocavamo in casa e che dovevamo volere a tutti i costi questi tre punti. E siamo stati bravi a farlo e poi la qualità dei calciatori, perché comunque questa è una rosa importante, giocatori che hanno giocato meno però si sono fatti trovare pronti e questo ci fa soltanto che piacere. Bene, adesso si va a San Benedetto del Tronto con una situazione di più 4 sulla seconda che è l'Aquila e con una notizia che è l'estromissione della San Benedettese dalla lotta per il primato. Guarda, io adesso non voglio fare, ho rispetto di tutti, non mi va di parlare di estromissioni, noi dobbiamo adesso goderci questi giorni e preparare bene la partita perché ci aspetta una partita di altissimo livello e vogliamo dimostrare di essere una squadra di altissimo livello, quindi non parlo di estromissioni, parlo soltanto noi dobbiamo essere focalizzati su noi stessi e pensare a preparare bene la partita contro la San Benedettese. La società sa che ci sarà una migrazione di massa di tifosi al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto? Sì, lo sappiamo, questo ho già la pelle d'oca e mi dà una grandissima forza e voglia insomma di dare tutto me stesso e questo credo che sia anche da parte della squadra la stessa voglia di dimostrare di lottare per questa maglia. Noi sappiamo qual è la nostra forza e oggi ci siamo promessi di partire subito forte, infatti siamo andati subito sul 2-0, infatti sono molto contento di questo perché abbiamo risposto bene ai tre freni avuti prima. Noi siamo carichissimi, come lo eravamo oggi, lo saremo anche domenica, lo saremo anche tra due partite, tra tre, tra quattro partite. Noi cerchiamo a tutti i costi di portare a casa l'obiettivo e ora settimana prossima sarà una bellissima partita con un pubblico stupendo, noi ce la vogliamo godere e vogliamo portare a casa i tre punti. Eccoci tornati in studio. Remigio, abbiamo visto prima, adesso abbiamo sentito l'intervista, abbiamo visto anche le immagini, una vittoria sul quale c'è poco da dire, anzi forse stretta per quello che si è visto all'inizio. Ho rivisto il Campobasso che mancava non solo dai pareggi, dalla vittoria col Sora, dalla vittoria a Senigallia, un Campobasso straripante di nuovo, è così? Già Pierpaolo, hai detto una frase giusta, un Campobasso straripante soprattutto il primo tempo, non c'è stata proprio partita, Riccione non ha mai messo il naso fuori dalla sua tre quarti. Il Campobasso ha sofferto con tre pareggi, ma io che credo che in un campionato tre pareggi ci possono stare anche consecutivi quando si è primi ormai da 4 mesi abbondanti, quindi presuppongo che questi 10 giorni siano serviti a Pergolizzi per ridare quel giusto morale, ma soprattutto quella giusta inquadratura tattica a una squadra che finora ha fatto meraviglie, nel senso che si era partiti con un obiettivo che era sicuramente quello di provare a vincere il campionato, però arrivare a questo punto a 4 giornate dalla fine con 4 punti di vantaggio incredibilmente sull'Aquila e non sulla San Benedettese mi sembra davvero tanto per il ritorno del Campobasso. Io credo nel campionato che meriti, cioè la Serie C, da dove siamo stati, ripeto sempre, ingiustamente espromessi 2 anni fa. Quando dici incredibilmente sull'Aquila e non sulla Samb, ti aspettavi che la Samb tenesse botta, invece è affondata proprio nell'ultimo mese? Guarda Pierpaolo, ti ripeto sempre con la sincerità con cui ci siamo conosciuti, ti ripeto questa cosa perché mi fa piacere che tu mi dai un assist. Sono davvero dispiaciuto del fatto che domenica a Riviera delle Palme ci sia una partita
che sarà sicuramente una gran bella partita combattuta tra due squadre forti, ma che non abbia lo stesso valore per la San Benedettese che avrebbe potuto avere invece in un'altra situazione di classifica. Perché io credo che il calcio sia uno sport che alla fine debba rendere i meriti alle squadre che hanno lottato un campionato intero. Credo che la Samb avesse nelle sue corde la possibilità di arrivare a questo scontro in una situazione diversa. Io adesso non so per quali ragioni diciamo c'è stato questo break negativo che a mio avviso è stato molto dovuto a questioni che probabilmente voi conoscete molto di più e meglio di me a San Benedetto, ma comunque resta l'amaro per me, perché ritengo che la San Benedettese meritasse molto di più dell'Aquila di giocarsi il campionato, perché l'Aquila ha condotto un percorso altalenante, una squadra particolarmente ostica nell'affrontarla, però non segna tanto, ha una buona difesa, gioca proprio sui centimetri, e obiettivamente mi aspettavo un 14 aprile diverso, soprattutto dal lato San Benedettese, che per noi va bene, nel senso che è ovvio, venire a giocare a San Benedetto con una squadra distaccata di 8 punti, tra virgolette, può essere visto come un vantaggio, ma credo che forse a San Benedetto avrebbero meritato, per quello che ho visto durante tutto l'arco del campionato, di essere loro al posto dell'Aquila, non in una situazione di questo tipo. Questo è il mio pensiero sincero, sì. Ti garantisco che non sto dicendo niente. No, assolutamente, ti crediamo. Un'ultima domanda, sono stati venduti 1100 biglietti praticamente in un solo giorno, la curva ospiti ne può contenere molti di più del doppio, c'è richiesta ovviamente, perché per Capobasso ogni giornata potrebbe essere quella definitiva per vincere, la curva nord della Samba è già sold out, insomma si va verso un pubblico che in caso di oggi di vittoria della Samba sarebbe stato probabilmente record assoluto per la Serie D per quanto riguarda la Samba, probabilmente ci sarà comunque un buon pubblico, sembra che la dotazione ulteriore di biglietti verrà data solo una volta verificata la disponibilità di parcheggi per i tifosi che arrivano a Capobasso e sono stati sollecitati a partire con i pullman. Sai se c'è qualche aggiornamento su questa vicenda? No, aggiornamenti certi non ne posso dare. Di sicuro i tifosi cercheranno di muoversi quanto è più possibile con i pullman, proprio per evitare quello che dicevi giustamente tu, il problema del parcheggio nel settore ospiti. Però io credo che insomma una città come San Benedetto e uno stadio come Riviera delle Palme dovrebbe anche sistemarle certe cose, nel senso che auspicando il ritorno della San Benedettese al più presto nei professionisti e chissà mai anche attraverso magari situazioni post-season che sono sempre avvenute come l'anno scorso con la Casertana, io credo che poi queste cose abbiano un peso anche dal punto di vista proprio geografico dell'accoglienza dei tifosi. A Campobasso per esempio ci sono voluti tanti anni, però il nuovo stadio intitolato, non nuovo nel senso di nuova costruzione, però nuovo come denominazione al presidentissimo Antonio Molinari, che finalmente può essere riconosciuto come artefice unico di quei 5 meravigliosi anni di Serie B, ma anche di campionati di Serie C giocati a grandissimi livelli, la parte diciamo dedicata ai tifosi ospiti ha un parcheggio adesso esatto. ben congegnato, sì. Quindi credo che anche questo sia importante per San Benedetto, certo. Ma credo che alla fine… No, è la prima volta che si parla di problema di parcheggi per i tifosi ospiti, è vero che da tanti anni non arrivano più di 1000 tifosi in trasferta, però è la prima volta che si parla di questo problema. Sì, però Pierpaolo, sai che no, questi campionati di Serie D stanno diventando sempre più, tra virgolette, dei campionati quasi professionisti. Certo, no? certo. Perché Campobasso, San Benedetto, sì, l'Aquila… Sì, assolutamente d'accordo. E poi chissà l'anno prossimo salirà forse il Teramo o scenderà qualche altra squadra importante. Diventa un campionato molto tosto. Io credo che questo sia fondamentale.
Esatto. Rimane comunque una partita interessante, nel senso che sbaglia chi pensa che la San Benedettese, secondo me, non giocherà per fare la sua partita e soprattutto per dimostrare che questo è stato un anno probabilmente con tante cose da rivedere, ma ripeto, io credo che San Benedetto abbia una società finalmente all'altezza che potrà tranquillamente decidere sul futuro. Mi permetto solo di dire una cosa, lo dico sempre con la massima tranquillità e serenità che caratterizza i nostri discorsi. De Angelis, criticato da molti, sento e vedo, sì, vedo delle cose strane, nel senso di parole anche un po' accese. Noi l'abbiamo avuto, è un professionista esemplare. Esatto. Se il Campobasso ha vinto quel campionato e se si salvò in Serie C, gran parte del merito fu di De Angelis. Quindi io non credo che Massi abbia sbagliato a chiamare De Angelis. Probabilmente, forse. Ci sono annate che vanno in un modo, annate che vanno in un altro, e forse quest'anno la San Benedettese potrebbe aver fatto qualche errore di valutazione, ma ripeto. Sicuramente. Remigio, ti devo salutare perché lascio a voi. Siamo stretti coi tempi, però Mari, ci vediamo domenica prossima, non so se sarà San Benedetto. Sì, sicuramente ci conosceremo di persona. Stampa. Grazie. Ci vediamo in tribuna stampa. Grazie mille. Grazie. Torniamo fra poco con la Vigor, il Chieti e il Tivoli, col Fano che ha pareggiato a Tivoli. Ci vediamo fra poco. Allora, andiamo di corsa. Io ogni tanto mi prendo, visto che sono arrivati i complimenti, me li prendo stavolta in tutta umiltà, però fanno piacere, anche perché è un lavoro sul quale sono stato anni. Complimenti per l'impegno a cercare la verità sulla cessione della Samba da parte di Fedeli. Furba reticenza conferma che quell'operazione avrebbe meritato un'inchiesta, diciamo, di un altro livello. Complimenti per l'intervista Fedeli, per il coraggio di certe domande. Ma non ci vuole coraggio quando si sanno i fatti, bisogna si fanno le domande. Sono d'accordo con te sul fatto che la situazione della Samba è figlia della sua accelerata cessione, e dice, e poi dice che non sapeva del bluff Serafino, ma diciamo, va ancora in giro il mondo del calcio. Vabbè, non è che è un problema, è uno sponsor dell'Aquila, tra l'altro. Andiamo di corsa, adesso andiamo a vedere il servizio di Thomas Del Bianco, Vigor Senigallia, Fossombrone, e poi l'intervista a Clementi e Fucili. Finisce 1-1 il derby tra Vigor Senigallia e Fossombrone. Per il rossoblù un punto in chiave playoff, per il Fossombrone un risultato positivo dopo un periodo opaco in vista del rush finale. Dopo 3 minuti protesta la Vigor per un atterramento in area degli ospiti, ma per l'arbitro non è rigore. Al 5° la prima azione pericolosa per il Fossombrone. Fagotti di testa, alto. Pochi minuti dopo, bordata di Cheriotta, para Marcantognini. 20° Vigor avanti, di testa Broso, alto. Al 22° il Fossombrone ci prova, corner. Finisce così il primo tempo, a reti inviolate. Nella ripresa i padroni di casa cercano il vantaggio. Punizione di Capezzani, alto. Di lì a poco proprio Capezzani esce dal campo per Zammarchi. 14° Vigor ancora avanti. Cheriota non ci arriva per un soffio. Al 21° la rete del vantaggio per il Fossombrone. Calcio d'angolo, mischia in aria, la mette dentro Urso. 1-0 per gli ospiti. Ancora un cambio per Senigallia. Fuori Baldini, dentro Pesaresi. E al 26° del secondo tempo arriva il pareggio della Vigor. Incursione di Cheriota, palla alle spalle di Marcantognini. Fossombrone in 10 per l'espulsione di Rovinelli per doppia ammonizione. Nei minuti di recupero la Vigor reclama un calcio di rigore per un altro contatto in aria. Non è così per l'arbitro. Finisce così 1-1. Vigor ad Avezzano nel prossimo turno. Fossombrone in casa contro Atletico Ascoli. È stata una partita dove noi penso abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo fare, di conseguenza solo questo ci deve dare fiducia nel proseguire il nostro percorso, che chiaramente sarà di lotta fino all'ultimo secondo, però i ragazzi veramente anche oggi hanno dato l'anima
ed è chiaro che quindi la partita è stata difficile, però lo sapevamo, a tratti meglio la Vigor, a tratti meglio noi, molto combattuta, grandissime occasioni non ci sono state, è chiaro che entrambe le squadre magari rammaricano su alcune situazioni e ognuno si tiene le sue, chiaramente anche l'occasione che abbiamo avuto con Calvosa, penso al 90esimo, insomma, poteva far cambiare la partita, però detto questo, ripeto, ognuno la vede come giusto che sia, e io guardo la mia squadra e ripeto, più di questo facevamo fatica a fare. Beh, è chiaro che qui ogni partita è storia a sé, quindi giocare con la prima o l'ultima o quello che è, anzi noi ci abbiamo battuto i denti diverse volte con squadre che magari erano al momento sotto di noi, di conseguenza quello che conta è ogni partita cercare di giocarla al massimo, indipendentemente da con chi si gioca. È chiaro, domenica scorsa, insomma, al 91esimo vincevamo, però c'è anche da dire che abbiamo anche rischiato di perderla, di conseguenza gli episodi alla fine possono anche sempre un po' compensare. È chiaro che un pizzico di fortuna, insomma, ce la meritavamo, però detto questo io penso che il pareggio sia più che giusto per quello che hanno fatto le squadre. Ripeto, la mia squadra è stata brava a limitare una squadra forte come la Vigor, che chiaramente gioca, e nello stesso tempo abbiamo cercato di essere propositivi al massimo di quello che potevamo, di conseguenza bravo ai ragazzi, che oggi siamo usciti con tanti giocatori acciaccati e speriamo adesso di recuperare, e un'espulsione che chiaramente con le ammunizioni che ci sono state, le prime due ammunizioni un po' hanno condizionato, però adesso dobbiamo subito pensare a domenica prossima quando giocheremo in casa. Sì, credo che nonostante, insomma, la temperatura in campo abbastanza alta, credo che le due squadre hanno dato vita a un match estremamente combattuto dal punto di vista fisico. Non era facile per nessuna delle due compagini dare una continuità alla manovra, perché eravamo sempre entrambi molto aggressivi sui palloni, e credo che il risultato di parità sia, insomma, da accettare assolutamente, sia anche giusto. Credo che in mezzo al campo ci sia stato fondamentalmente equilibrio. Noi sicuramente non siamo stati nella nostra miglior giornata negli ultimi 30 metri, perché per il resto siamo stati sempre molto ordinati e bravi a costruire le nostre manovre, come di solito riusciamo a fare, però la differenza l'abbiamo sempre fatta poi nella parte finale, negli ultimi 30 metri, dove oggi i nostri avversari sono stati sicuramente molto bravi a contrastarci. Quindi abbiamo faticato più del dovuto, siamo andati sotto e, insomma, lì la squadra mi è piaciuta nella reazione e nella voglia, insomma, di andare a recuperare. Quindi alla fine è un punto che accettiamo e ci fa continuare ad andare avanti, ci fa continuare a camminare, non siamo minimamente presuntuosi da pensare che sono due punti persi, perché penso che siano tutt'altro, anche alla luce anche di qualche episodio. Salvataggio di Scheffer secondo me vale come un gol nei minuti finali, quindi credo che va bene così. Ma il cammino nostro penso sia sotto gli occhi di tutti, in un campionato così, così complicato, così difficile, in una stagione tra l'altro che voi sapete quanto è disgraziata per noi, quanto è stata disgraziata. Io credo che la Vigor sta facendo qualcosa di incredibile, stiamo continuando a fare risultati, stiamo continuando a tenere vivo un sogno che è quello dei playoff. E penso che sia una cosa, insomma, una cosa importante, una cosa grande per questo gruppo di ragazzi, per questa società, per questa piazza. E ci proveremo fino alla fine. Adesso ci aspetta lo scontro diretto a Avezzano domenica, dove dovremo cercare quantomeno di tenere i nostri avversari alla distanza che c'hanno adesso. Bene, due messaggi velocemente, il campionato è andato, la vittoria sta contendono l'Aquila e Capobasso, ma una vittoria contro Capobasso ci può servire per arrivare secondi e avere vantaggio ai playoff. Lo stesso dice Simone 78, grande delusione, però adesso proviamo con i playoff, ne parleremo martedì alle ore 20 al Ritmo di Samba, perché è una questione da affrontare. Andiamo adesso a vedere Chieti Termoli con una grande vittoria della squadra di Luiso.
Il Chieti batte 3-0 il Termoli e prosegue la sua rincorsa ai playoff. Complici i risultati sugli altri campi, i neroverdi ora sono distanti, solo due lunghezze dal quinto posto. Non una bellissima partita, molto spezzettata, per via dei tanti falli fischiati dal direttore di gara, la Ganara di Genoa, che nella ripresa ridurrà addirittura in 9 i giallorossi. Bastano 10 minuti al Chieti per mettere già sui binari giusti l'incontro. Gran merito è Di Mercuri, bravo in un primo tempo a spezzare la linea difensiva ospite, poi supportato anche da un po' di fortuna a servire in area di rigore Stefano Salvatore, che in volo d'angelo trafigge un non perfetto lombardo in uscita. Quello messo a referto è il sesto centro stagionale per l'esterno d'attacco. Alla mezz'ora arriva il primo giallo del match, sventolato ai danni di Conson, che spende il fallo per mettere giù Hernandez. Il difensore diffidato salterà la trasferta di Notaresco. Il seguente piazzato di Burzio però non dà gli effetti sperati. Sul tramonto del primo tempo arriva una prima svolta dell'incontro. La partita di Uzzol termina nel giro di 7 minuti. Prima va a commettere un fallo ingenuo ai danni di Gai nei pressi della bandierina. Poi in pieno recupero ferma Mercuri in ripartenza, così il direttore di gara lo manda anzitempo negli spogliatoi. Ad inizio ripresa il tecnico giallorosso Carnevale schiera i suoi con la difesa a 4 inserendo Garcia. In avanti spazio all'ex Esposito, a fargli spazio l'attaccante Hernandez. La sua gara però durerà solo 11 minuti. Dopo tre giri di lancette nero-verdi vicino al raddoppio, Mercuri, servito da Forgione, spara le stelle da ultima posizione. Dalla parte opposta Gabrielli, volto nuovo del secondo tempo in casa Termoli, sfera sul fondo. Poco più tardi il secondo episodio che indirizza definitivamente l'andamento dell'incontro. Mercuri, smarcato da un'invenzione di Gaia, va giù sul contatto con Cagliazza, nessun dubbio e tiro dal dischetto. Nel conciliabolo Esposito ha da ridire qualcosa sull'operato del direttore di gara, che lo spedisce fuori e Termoli ridotto così in doppia inferiorità numerica. Sul dischetto si presenta Ahmed Fall, che realizza col cucchiaio spiazzando Lombardo, gol numero 10 in campionato e dedica al figlio presente in tribuna. Il Termoli, estromesso in questo modo dalla gara, non riesce a trovare le risorse per impensierire Antignani. Il Chieti invece ha più di una chance per triplicare. Castellano mette in movimento sul filo del fuorigioco Fall il pallone per Salvatore, che prova il colpo di testa dall'alto coefficiente di difficoltà, sfera alta. Poi tocca a Gaie, in azione solitaria a portarsi in aria, ma il suo sinistro ad incrociare non trova l'angolino per questione di centimetri. Al terzo tentativo però arriva il gol. Ardemagni, da poco in campo, lavora bene di petto per il rimorchio di Alessandro Gatto, che spedisce il pallone in buca d'angolo. Qui iniziano a sfilare i titoli di coda di una partita che consegna 3 punti al Chieti, mentre a Mister Luiso il suo 5º risultato utile consecutivo su 6 gare. Per il Termoli la sfida contro il Monte Rotondo sarà decisiva per la permanenza in categoria senza passare dai play-out. Benissimo, adesso andiamo a vedere il pareggio importantissimo della squadra di Manolo Manoni, forse in apertura in un lapso ho detto Mosconi, ma ovviamente Manolo Manoni 2-2 a Tivoli, importante perché in fondo alla classifica davvero si sta lottando punto su punto. Corner di De Marco sul primo palo, l'anticipo vincente per l'1-0 della Tivoli. In area Camilli, De Marco di ritorno, Camilli non calcia subito, è solo illusione del gol per il numero 9 che trova all'esterno della rete. Camilli dopo il rimbalzo prova ad arrivare, buco da parte di Dubaz, allora parte De Marco. De Marco sfida da solo la difesa del Fano, vuole far girare il destro! Il palo dice di no, sarebbe stato un gol clamoroso di De Marco. Di nuovo Rigioni. Pier Federici prova il sinistro improvviso che taglia tutta l'area piccola e non termina così distante dai pali di Zappalà. Palla al centro dell'area, occhio al rimpallo, prova a lanciare anche Urbinati, serie di contrasti, arriva alle Grucci, Zappalà eroico nell'uscita a chiudere sul numero 3 del Fano. Calcio d'angolo sul primo palo, la tocca non in maniera risolutiva Panaioli, occhio alla palla che rimane pericolosamente in area, calcio di rigore in favore del Fano, ha fischiato Bartolussi indicando il dischetto, ha fischiato Bartolussi, Gonzales spiazza Zappalà,
pareggia l'Alma Juventus Fano 1-1. La palla è buona, la posizione è regolare. Recchiuti può sfidare il diretto avversario. Doppio passo, Recchiuti entra in area, va sul destro. La finta, fa il servizio Rucci. Gol sinistro, Guerrieri! La super parata di Guerrieri in calcio d'angolo. Pazza via Arigoni, occhio allo scatto di Padovani che è più veloce di Fatati. Padovani arriva prima. Entra in area, finisce giù. Calcio di rigore. Altro calcio di rigore in favore del Fano. Gonzales, praticamente la fotocopia del rigore precedente. Doppietta del 10 e l'Alma Juventus Fano è in vantaggio 2-1. Di nuovo Jurgens profondo. Sul secondo palo, la rovesciata ancora Guerrieri e poi il gol del pareggio! Ha segnato la Tivoli! Il gol del 2-2 arriva nel finale con Alessandro Maldesi! Finisce qui una partita folle all'Olindo Galli che termina in pareggio 2-2. Grazie a tutti per aver partecipato. Matese Notaresco. L'FC Matese torna al successo dopo tre turni, rimonta lo svantaggio iniziale e opera il sorpasso grazie alla doppietta del suo numero 9 Luis Calesio. La squadra di Feola era costretta a vincere per sperare ancora di evitare la retrocessione diretta e agganciare i play-out. Accorciato il gap dal Vasto Girardi e dal Fano, ma il cammino è ancora in salita considerando che per la forbice degli 8 punti al momento uno spareggio play-out non si disputerebbe. Per il Notaresco, dopo l'exploit di San Benedetto del Toronto, terza sconfitta consecutiva che allontana la squadra di Bruno dalla possibilità di raggiungere il quinto posto. Passiamo alla cronaca del match. Prima sortita offensiva degli abruzzesi, pressing alto e palla che finisce nella disponibilità di Belloni che arma il destro, ma Rinaldini si salva con i piedi. Ancora rossoblu pericolosi, pallone svirgolato da Ricciardi che libera involontariamente ancora Belloni. Continua la sua sfida con l'estremo difensore matesino che si rifugia in angolo. Il Matese non riesce a prendere le misure e il Notaresco spinge sull'acceleratore per cercare il vantaggio. Grande azione sulla destra di Marrancone che salta netto il suo avversario e serve al centro per Belloni che viene fermato sul più bello da Filosa. Solo abruzzesi in campo, Ruggero scappa sull'out di destra e serve una palla a rimorchio per Franco Fonte che strozza troppo il tiro e agevola l'intervento di Rinaldini. Arriva l'episodio che sblocca il match. Franco Fonte viene steso in area da Passeue. Rigore netto del signor Riai, non ha nessuna situazione. Dagli 11 metri Belloni spiazza Rinaldini per il meritato vantaggio ospite. Il Matese prova a riorganizzare le idee. Rimessa laterale di Lesi, si avventa sulla palla Manfrellotti che di testa chiama gli straordinari Curtosi. La palla si impenna e sulla linea di porta salva Casella. Raccoglie Passeue che calcia forte sul primo palo, ma Curtosi recupera la posizione e salva i suoi. Cresce il Matese nel finale della prima frazione. Galesio fa le prove con il gol, cross di Filosa, il numero 9 irrompe di testa ma con scarsa precisione. Poco male perché poco dopo, su assist di Ricamato, Galesio è bravo a tenere a distanza il proprio avversario e con il destro non lascia scampo al portiere abruzzese. Si va a riposo sul risultato di 1-1, secondo tempo che inizia con un'occasione clamorosa per il Notaresco. Ruggero sfonda sulla destra e serve un pallone d'oro a Franco Fonte, miracolo di Rinaldini che con un colpo di reni impedisce al pallone di varcare la linea. Scampato il pericolo, i padroni di casa vanno vicini al gol con Manfrellotti che si libera benissimo al tiro ma non trova il bersaglio grosso. Abruzzesi sempre vivi e pericolosi, sulla ribattuta di Cassese, gran tiro di Marrancone, ma Rinaldini oggi giornata di grazia. Ingenuità della difesa di mister Bruno su una palla aerea, Formiconi stoppa di petto, non vede l'arrivo di Passeo e lo stende. Anche in questo caso nessun dubbio per l'arbitro che decreta la massima punizione. Dal dischetto infallibile Galesio che spiazza Curtosi e timbra la sua doppietta personale. Gli ospiti chiedono il secondo rigore di giornata, ma Marrancone si lancia in una serpentina in aria e viene affrontato da Gagliardini. Il 7 del Notaresco sembra nell'occasione lasciarsi cadere troppo facilmente. L'ultima emozione del match è abruzzese con il cross dalla mancina ed il neo entrato Saccomanni che da solo in area prova a cacciare al volo, forse avrebbe potuto stoppare e concludere meglio. Finisce così una gara tesa con tante occasioni da entrambe le parti, tre punti che alimentano ancora le speranze del Matese che domenica prossima farà visita
a Riccione per un'altra gara dentro fuori. Il notaresco ripartirà invece dalla gara casalinga contro il Chieti. Bene, terminiamo la nostra ricca carrellata con Roma City, Avezzano, un Avezzano che dopo le dimissioni di Ferrazzoli, insomma, sembra che abbia un po' mollato. 3-0 del Roma City, diamo il servizio. Per l'Avezzano una gara da dimenticare e una sconfitta pesante all'esordio di Mirko Pagliarini. Nelle proporzioni e per come è arrivata, nulla da dire, il Roma City batte 3-0 i biancoverdi e li sorpassano in classifica, prendendosi anche un posto playoff. Spareggi di cui esce la formazione marsicana, quasi mai pericolosa nei 95 minuti del Riano Athletic Center. Tutto troppo facile per gli arancioblu di Maurizzi, che con Gelonesi al minuto 11 fanno già capire che sarà un pomeriggio complesso per i marsicani. Di Renzo trova il centrocampista in area, la conclusione scivolata manca la porta di un soffio. Il gol quando arriva lo fa con un'azione che non sembrerebbe portare all'1-0. Ingretolli servito in verticale, un cross strano che diventa un tiro e che con la complicità di Brusca regala l'1-0 ai padroni di casa. La reazione avezzanese solo la mezz'ora, mascella, disegna per Roberti che manca lo specchio per questione di centimetri. Ma davanti De Silvestro e Senesi creano poco. Cabella al 35esimo vede la sua conclusione ribattuta la disperata. Pagliarini toglie Senesi per Tuncaran all'intervallo, ma quando al 52esimo si fa male Damceschi e il Roma City deve battere un corner, l'Avezzano attende qualche istante per il cambio e paga dazio. Di Renzo assistman mette al centro per Scognamiglio che era lì per colpire di testa e invece col tapin di piede sigla il raddoppio laziale. Avezzano con Angelilli e poi Ortolini in conformazione iperoffensiva ma che non caverà un ragno dal buco, solo una testata di Ferrani fuori. Prima di una sequenza di opportunità per il Roma City davvero imponente. Inizia Gelonese al 65esimo con il tentativo di Prodezza, poi Sparacello entrato per Ingretolli va via a destra e a Brusca tocca mettere i piedi per evitare il tris. L'estremo difensore biancoverde deve rimediare come può anche su Bonello al minuto 72 e ancora su Sparacello 4 minuti dopo. Prima che il 3-0 arrivi per davvero a 6 dal 90esimo, Spinozzi, che aveva appena rilevato Di Renzo, si procura un calcio di rigore ineccepibile che Sparacello trasforma, seppur con un brivido, una sconfitta meritata e da cui l'Avezzano deve riprendersi nel più breve tempo possibile perché la situazione in classifica inizia a farsi difficile e il sorpasso del Roma City di oggi rischia di essere una pietra tombale, almeno sulle speranze di regalarsi una semifinale playoff che ad oggi è davvero poco ipotizzabile. Allora, adesso vediamo il prossimo turno, poi un commento da Massimo De Amici, a cui faccio comunque i complimenti perché non ha detto cose banali, smerito, no, davvero, sul momento della Samb, sulla questione, diciamo, di tante questioni che abbiamo affrontato quest'oggi. C'era un messaggio su Bontà, e oggi Bontà ha giocato una pessima partita, non l'abbiamo analizzato, ma questo è sotto gli occhi di tutti. Ma vediamo il prossimo turno e poi lo commentiamo. Fano Roma City, quindi partita importantissima per il Fano, Avezzano Vigor Senigallia, forse Impronesi Atletico Ascoli, partite che possono dare la salvezza, diciamo, a queste squadre più o meno, soprattutto Atletico Ascoli. Notaresco Chieti, Samb Campobasso, Sora Tivoli, Termoli Monterotondo, Riccione Matese e Vasto Girardi L'Aquila. Sulla carta turno favorevole all'Aquila per la vittoria che va a Vasto Girardi, però... Sì, anche se il campo del Vasto Girardi è sempre un campo difficile, e comunque un paio di settimane fa ha tenuto testa al Campobasso, quindi non darei nulla per scontato per l'Aquila, però sicuramente viaggiando sulle aree di entusiasmo dopo il risultato di oggi e nelle ultime settimane... sicuramente spereranno in un risultato positivo della Samb che fermi il Campobasso. Allora, un ultimo messaggio, che erano anni che lo aspettavo, quindi leggiamo questo messaggio. C'è chi fa domande scomode a Fedeli, ma insomma sono domande, e viene criticato per essere accomodante con Massi. Sì, mi hanno detto, ma io non è che sono accomodante. Anche al presidente Rossoblu ogni tanto va tirata l'orecchia, qualche dichiarazione non l'avrei fatta, magari quella di quest'oggi
è una situazione un po' diversa, è stato abbastanza calmo. Qualche dichiarazione dopo la partita, è meglio stare calmi, si parla il lunedì o il martedì, secondo me. E chi invece si prosta dinanzi all'ex Messia Fedeli, non so a chi fa riferimento, si fanno portabandiera del giornalettismo scomodo, compiacendosi commenti su Facebook di pagine farlocche. Questo, ah sì, il fatto che ci siano moltissimi che commentano, questo l'abbiamo detto, mai come in questo periodo con l'avvento di Massi sono arrivate pagine o nomi inventati che criticano la Samba. Questa è stata una cosa abbastanza particolare. E, appunto, a creare malumori per evidenti motivi personali. Il vero male della Samba e i suoi tifosi, vabbè, e poi entra un discorso un po' lungo. Comunque le domande a Fedeli erano quelle che andavano fatte normalmente, finalmente abbiamo fatto, chiudiamo qui il discorso, se no la facciamo troppo lunga. Bene, terminiamo qui, ringrazio ovviamente Massimo De Amicis, allenatore ex Samba ed ex L'Aquila, quindi questa era la trasmissione più adatta a lui. Ringrazio in regia Francesco Marconi e Milena De Palo, ringrazio Stefano Partemi per il montaggio, Michele Natalini per la redazione sportiva, ovviamente Enrico Tassotti per i servizi che sono arrivati da Capobasso, così come tutti gli altri, ovviamente tutti gli altri collaboratori. La puntata sarà in differita attorno alla mezzanotte domani, disponibile su YouTube di Vera TV, sulla pagina Facebook di Vera TV, su veratv.it. Ci vediamo martedì alle ore 20 per Ritmo di Samba. Buona serata. Questo programma è presentato da Arena, Sambao Brazilian Sushi, Pavi System.